Assessore, primi segnali di un popolo siciliano che vuole rialzare la testa qui a Montalbano. Io mi fa piacere perché quando si parla di Sicilia, quando si parla di identità siciliana, si risveglia in ciascun siciliano l'orgoglio di essere. Quindi oggi il tema del convegno è stato abbastanza importante ed interessante perché l'identità siciliana si misura anche con tutta una serie di iniziative, come questa della presentazione del disegno di legge, per esempio, sulla compensazione dei crediti e quindi sulla possibilità dell'introduzione di una moneta complementare. Ecco, è anche un modo per proteggere il mercato interno, è un modo per fare aumentare i consumi. Quindi che ben vengano questi momenti di riflessione, queste iniziative. E fra l'altro vi è un disegno di legge, appunto, che oggi è stato qui presentato a Montalbano presentato dal gruppo parlamentare di Forza Italia. E io ritengo che la Sicilia non deve, soprattutto in questo momento, deve rivendicare dallo Stato tutto quello che in questi anni, lunghi anni, lo Stato ha tolto. E mi fa piacere che insieme alle iniziative parlamentari vi sia anche una maggiore coscienza da parte dei siciliani che rivendicano con orgoglio appunto l'identità siciliana. Come sta la Sicilia, in effetti? Guardi, io ritengo che la Sicilia ha ripreso a crescere, i segnali sono lenti, però le posso dire che oggi ci sono tantissime realtà, stanno nascendo delle start-up, tanti nostri ragazzi hanno voglia di investire, tanti nostri ragazzi hanno voglia di intraprendere delle attività e io credo che vadano, è obbligo, è compito della politica e il governo Musumeci sta lavorando in questa direzione, piccoli segnali dall'agricoltura all'imprenditoria, alle nuove start-up, dico ci sono dei segnali di ripresa. Certo, la congiuntura economica è quella che è, tantissime industrie purtroppo dico, non riescono più a reggere rispetto ai competitor nazionali e internazionali, però si sta sviluppando un'eccellenza, soprattutto nell'agricoltura che va incentivata.